Allora, Benvenuti a un gameplay di Bloodborne. nuova partita. Lui non l'ho mai più incontrato in tutto il gioco. Ma secondo me è German travestito da Ma Bloodborne. infatti. Vedi, è un bruco piuttosto Che fa smaciullato. Arriva lì e brucia quando stava per uccidere. Per citare qualcuno potremmo dire, voleva. Mentre noi ci svegliamo nella clinica di Yosefka Esatto. E alziamo il nostro culo. Cerca il sangue smunto per trascendere Scendere la la caccia. caccia. Pongo un quesito. Ponilo. Quella nota è lì per te o è per quello che ti ha trovato? Ma secondo me questo aggiunge tutta una serie di quesiti che potrebbero essere ritenuti superficiali, ecco. Esattamente, però Perché? mettiamo degli spunti di riflessione. Se vuoi, tanto non mi sai chiudere. Esatto, magari nei commenti. E Tutto tentacolare. Fai un danno irrisorio, irrisorio. chiaramente. Non mi aspettavo nient'altro. Aia. No, 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 vieni qua. Se riesco, voglio fare il bullo Mi e fai il voglio pelo. batterlo. Non ce l'abbiamo Non ce fatta. E l'abbiamo sei morto in fatta. una Sì, è vero. posizione proprio Incorante, da proprio spreco di con il ossigeno. culo Con all'aria il da spreco di culo ossigeno. Oh, ma io non lo all'aria. sapevo questa Ma cosa, che non ci dovevi morire per stiamo. svegliarti. Ah, Incredibile, incredibile! E tu lo sapevi? non ci No, non lo stiamo sapevo. risvegliando dove siamo nati, Ma bensì. bensì in un posto diverso Ma che, come? Eh eh sì, eh sì, sì. approcciati ai signori. Mi ci approccio Esatto. volentieri, che come vedi mi porgono delle armi e io non posso che accettare il dono. Una di tre. Mannaia dentata. Lo sapevo Esatto. che saresti andato sulla Bravo. mannaia. Però ci vanno tutti sulla Sulla mannaia. mannaia. Andremo di bastone, saremo un nobile, inutile spreco d'ossigeno, signor Milton, con il Con il bastone. bastone. D'altronde bastava passeggio. Già lo sai, già lo sai. Ricevere bastone filettato? Eh sì. Quindi qui abbiamo La pistola rapidità è. e Che impatto. Malcri aveva detto. Esatto. Milton c'ha che bugio Crea detto, incredibile. eh sì, in effetti. Vabbè, È vero. quindi stiamo sul roleplay, Esatto. concentriamoci E e andiamo di archibugio. Proviamo. archibugio. Tanto comunque la pistola la puoi comprare per pochi soldi dopo, se non ti piace. Spoiler. Qualcosa non va. Smettila con questa assurdità. Ragazzi, che Ma scoperta! chi hai sparato? Ha sparato a nulla. C'era. Cioè, che è Bentornati a successo? questo gameplay di Bloodborne. L'ho fatto apposta, scusa. 6 mesi dopo, con un Milton notevolmente potenziato e migliorato in Finito? vista della sfida Fammelo che vedere ci che faccio. attende. Erano mesi che Io non erano osservavo chi mesi sta che prendendo non la ci mina. vedevamo. Che indecente! Vi presentiamo Carlo finalmente con noi. Che in A... verità già ci conosciamo, Con però noi, esatto. vabbè. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Partono gli highlights della fallimentare run di 6 mesi fa e poi andiamo. Partiamo in maniera professionale qua, Non scherzo eh. mica, io non scherzo mica. Si scherza. Faccio anche la camminata. Da figo. Ah, Morite. Però se cominciano a non hai diventato dargli troppo le bravo, dai monete culati. lucenti. Carlo sta giocando anche lui a Bloodborne. Sono al rinato o The One Reborn, se avete visto il Esatto. gameplay in inglese. Io invece ho finito Bloodborne con una run che non mi ha soddisfatto per niente Quindi, perché è stato il primo Souls-like che ho finito. Cioè, avevi già esatto, fatto. allora avevo iniziato con Dark Souls 1 che Che ti ha mi ha, cioè, rubato l'anima. mi ha provato, ma nel senso che io sono arrivato veramente, ragazzi, al demone capra, ok? Mamma E mia, non cosa. riuscivo ad andare avanti a sto cazzo di demone capra. Ho detto, senti, vaffanculo, non vedo perché mi devo ammazzare. In realtà poi è uscito Bloodborne che mi ha incuriosito un botto, mi sono innamorato del genere e ho ripreso Dark Souls 1, Ma il non darli 2 qua. e poi mi sono giocato anche il 3.
Io stavo pensando, noi non abbiamo i mezzi e la conoscenza per delineare una lore. E penso che sia anche interessante che noi senza spunti, dai, cioè solo con quello che riusciamo a trovare giocando, diamo una, un senso, una lore, una storia. Cioè, cerchiamo di fare una run realistica come potreste, come potrebbe fare qualunque di voi, però sì, ci fermiamo di più su quelle cose che molto spesso giocando dici vabbè, soprattutto a un gioco come questo. Ci avevamo già provato. Io vedo sto cosa. Io c'ho l'ansia perché mi ricordo quando l'ho fatto io. Sì. Esatto, questo devo fare. Molto bello. È quasi il doppio del danno. La difficoltà maggiore che avevo trovato qua io è che quando appunto era all'inizio non capivo bene come affrontare in un gioco come questo dei nemici con un raggio di attacco così alto. Sì, è vero. No. Sei vivo? Non più. Peccato. È complicato. Il clerico bestia non è nato così, secondo me, ma era una persona a tutti gli effetti, che è mutata per un abuso di sangue. C'è una maledizione in questo posto. Il sangue c'entra qualcosa, infatti anche per curarci ci iniettiamo delle fiale di sangue. Bravo, guarda, vai in bocca, sì. Vai! Quello lo aspettavo da una vita. Madonna. Wow. Madonna. Ragazzi. Stemma di cacciatore con spada che ti permette di acquistare un Leggiamolo. Vai. Dov'è? Qua. Ecco. Quadrato. Sì. Uno degli stemmi creati dalla Chiesa della Cura. La spada d'argento è un simbolo dei cacciatori della Chiesa. Ludwig è stato il primo dei molti cacciatori della Chiesa della Cura, molti dei quali erano chierici che spesso si sono tramutati in orribili livelli. Sono quattro, ragazzi. Torna tutto. Ma se fai parla, che cosa dici? Io non c'ho mai parlato. Hai parlato con German? German? Egli è stato un cacciatore tempo fa. Allora, Carlo ha colpito German. Giusto. Che è scomparso. È vero. Vabbè, allora usciamo. Andiamo a vedere se c'è. C'è sicuro. Eccolo qui. Picchialo per dimostrare. Prima. Non è cambiato nulla. Ok, era sicuro per i cacciatori. Per sfuggire dal terribile sogno di questo cacciatore, ferma il contagio delle belve. Ora notte proseguirà in eterno. È lo scopo del gioco. Ferma il contagio delle belve. Che palle, però queste cose velate sono santo. Allora, mi piace. Perché? Allora, devo dire che mi piace il fatto che devi stare attento, magari leggere le descrizioni per trovare, però a volte mi piacerebbe anche avere la storia un po' più sbattuta in faccia, se devo dirla tutta. E German non ci dice niente, se non che possiamo usare fare cosacce con l'automa. Un po' di olio per quegli ingranaggi. Lì stiamo facendo una build di abilità. Con un pizzico di arcano per dare un che di... Giusto. Allora devo entrare. Anche perché l'arcano dà la scoperta, che ci fa vedere delle cose. Allora sì, però direi l'abilità. Sì, perché abbiamo... Puntiamo sull'abilità, prima. Un po' di danno in più, un po' allora, di... La fisica che schizza a 40. E ora andiamo a fare spese. Ciao, Toma. Dopo torneremo ad usarci. Certo. Uno stemma in tessuto appartenuto al capo dei cacciatori della chiesa. Apri il cancello principale, piazza rotonda, grande cattedrale. Ah, ho capito. Ok, te lo ricordo. Bene. Il cancello principale viene chiuso nelle notti di caccia. È possibile aprirlo solo dall'altro lato, utilizzando questo stem. In altre parole, il ritorno del capitano e del suo stem determinava la conclusione della caccia. Bene. Ci vediamo. Sì, direi che... Alla prossima puntata.
con un'esplorazione. Fate i bravi, sì. Continuate a seguirci, condividete sui social e aiutateci un po'.